Amici, riesco a correre, ben ritrovati, come state? Fatemi sapere come sempre se mi sentite, se l'audio funziona, se è tutto ok. Io sono collegato da Londra, come sempre. Oggi 7:30 in Italia, siamo mezz'ora più in là, semplicemente perché Ludovica aveva un impegno, quindi la nostra ospite di oggi poteva solo a quest'ora, quindi abbiamo posticipato un pochettino, ma ho comunicato, spero, abbastanza bene, soprattutto su Instagram e poi anche qua su YouTube del nuovo orario. È solo per questa volta, quindi la prossima volta torneremo nel nostro orario consueto. Ciao Riccardo, Corrado, Emanuele, Elena, sempre presente, che bello vedervi. Fatemi sapere come state, come è andata la vostra settimana. Io devo dire molto bene, ho iniziato la mia seconda parte di preparazione verso il passatore. Non vedo l'ora, sono molto carico. Oggi doppio allenamento. Al mattino Luca, il mio allenatore che mi sta seguendo nella parte, diciamo, di potenziamento, mi ha praticamente distrutto con degli esercizi nuovi. Anche Roberto Martini non scherza con la sua tabella. Insomma, sono 3 settimane di estremo carico prima di andare a Firenze per correre la mia prima 100 km. La Pasqua, devo dire, è andata molto bene, passata in famiglia. Pensate che dopo anni sono tornato a fare il turista nella città, nella mia città dove vivo da oltre 15 anni, ed è stata veramente una bella sensazione. Non mi capita spesso di avere tempo per girare come se fossi un turista la mia bellissima città, e devo dire che abbiamo avuto 4 giorni di break, come tutti, anche in Italia penso sia uguale, da venerdì a martedì, ad oggi appunto, ed è stato bello esplorare zone di Londra che non vedevo da un po' di tempo, tipo Greenwich, poi siamo stati a Brighton, insomma, è stato veramente un bel weekend di Pasqua con la famiglia. Sono riuscito anche ad inserire i miei allenamenti, il che non fa mai male, anche se era per fortuna una settimana di scarico dopo appunto la ultramaratona che ho fatto nel Surrey, in Inghilterra. Se avete visto il video sapete di cosa sto parlando, e ho preso un bel po' di riposo, ho fatto 4 giorni di stacco totale dalla corsa e poi ho appunto iniziato a riprendere a correre giovedì, se non ricordo male, e con lenti, nulla di particolare. E poi domenica mi sembra che ho corso 12 km. Invece questa settimana abbiamo iniziato la nuova tabella, la seconda parte di preparazione, l'ultima, quella che poi ci porterà al passatore. Una bella settimana impegnativa, e poi quella dopo ancora più impegnativa, con addirittura un lungo di 70 km. Ma poi ne parleremo, amici, perché ci farò dei contenuti ad hoc. Ci sarà un tentativo di FKT, ovvero Fastest Known Time, su appunto un trail che collega il sud di Londra con Brighton. Quindi praticamente correrò fino al mare cercando di battere un record. Insomma, non vi voglio fare troppo spoilering, poi ne parleremo. Stiamo aspettando Ludovica, che ha avuto un contrattempo e leggermente in ritardo. Si dovrebbe arrivare tra un 5 minuti circa. Intanto io leggo i vostri commenti, fatemi sapere come state. Vediamo che già vedo un po' di cose. Claudio dice: io lunedì prossimo faccio la 50 km di Romagna in preparazione al passatore. Spero di vederti a Firenze. Claudio, ci dobbiamo assolutamente vedere a Firenze. Mi raccomando, anzi, sto pensando di fare un meetup. Io, tra l'altro, volerò su Pisa, perché era la cosa più comoda che potessi fare. Poi andrò a Firenze appunto per la partenza al passatore. Sarò lì 2 giorni prima della gara. E poi ripartirò da Bologna. Una volta che siamo a Faenza, penso andare in treno a Bologna, da lì ripartirò per Londra. E quindi sì, sarebbe bello, insomma, riuscire a fare un bel meetup con tutti gli amici che ci saranno appunto a Firenze. E poi, Nicola, farai un video dove analizzi la ultra e cosa non ha funzionato? Nicola, sì, è in programma. Adesso uscirà un video domani che non c'entra nulla con la ultra. E poi sì, pensavo di fare. Ci sono, in realtà ho tanta carne al fuoco, quindi sto cercando di fare il più possibile. Col lavoro purtroppo è sempre un casino, però
però mi piacerebbe fare un video dove vado un po' a snocciolare quello che è successo nella Ultra, che cosa ho sbagliato, cosa, anche le riflessioni che poi ho fatto con il mio allenatore, con i miei due allenatori, eccetera, eccetera. Quindi, se vi interessa, fatemi sapere se vi interessa, perché potrei appunto farci un video questa settimana. Corrado, cosa ne pensi di Stefano Baldini? Stefano Baldini è stato già ospite di questa rubrica di Anime di Corsa. Trovi la sua intervista, l'ho fatta un paio d'anni fa, quindi la sua era durante la pandemia. Però dovresti trovare la sua intervista, valla pure a rivedere, e chissà che magari un giorno non lo avremo di nuovo ospite qua. Però devo dare spazio ai nuovi, perché ho veramente un bel po' di persone da intervistare. Ne ho quattro in attesa, dopo Ludovica, insomma, grandi atleti, non vedo l'ora. Ciao Lorena, ben ritrovata. E poi Roberto, domenica seconda maratona della mia vita, speriamo bene. Grandissimo Roberto, che maratona farai? Facci sapere. Lunedì, ovvero ieri, c'è stata la grandissima Boston Marathon, una delle maratone, anzi probabilmente la maratona più importante del mondo. Tanti, aspettate che Ludovica mi sta scrivendo, datemi un secondo. Ok, perfetto. Ludovica, ti vedo. Aspetta un attimo che facciamo partire la sigla e poi ti introduco. Finisco di leggere due messaggi. Lorena, spero di vederti a Firenze. E Riccardo, io ho fatto una settimana molto intensa e mi sono dovuto prendere una pausa a causa di un fastidio alla milza. Aia. Riccardo, hai fatto bene a recuperare. Tra l'altro, il video che uscirà domani parlerà proprio di infortuni, del recupero, eccetera, eccetera. Quindi spero che vi possa essere utile. Comunque, vedo Ludovica collegata, quindi adesso faccio partire la sigla e poi ve la introduco. Come sempre, datemi il tempo di trovare la sigla, che ogni volta me la perdo. Ed eccoci qua. Se ogni tanto mi vedete che mi giro di qua, è semplicemente perché ho la telecamera di qua e lo schermo di là, e sto provando questa nuova postazione perché entra più luce dalla finestra, queste belle giornate, funziona un po' meglio. Comunque, detto questo, come sapete, oggi abbiamo un ospite importante del mezzo fondo italiano. Di nuovo si torna a parlare di mezzo fondo dopo qualche settimana, dove abbiamo parlato più di ultra, di maratona, eccetera, e siamo con la grandissima Ludovica Cavalli, una classe 2000, una grande promessa dell'atletica azzurra del mezzo fondo, vice campionessa dei 1500, fresca fresca tra l'altro, e campionessa italiana indoor dei 3000. Fatemela presentare, eccola qua. Ciao Ludovica, Ciao. di qua ti sentiamo. Come stai? Ciao. Grazie intanto Bene, grazie. per aver. Benissimo, benissimo, dai, molto bene, grazie. Stavo dicendo ai nostri amici collegati: è stato un bel weekend di Pasqua. Sono riuscito a fare un po' il turista a casa mia, che erano anni che non avevo tempo di girare per Londra, per 4 giorni senza pensare a nulla, ed è bellissimo. E tu invece, come stai? So che hai un bel programma intenso, hai fatto un sacco di gare, e fresca vice campionessa italiana 1500 indoor e campionessa 3000 indoor. Complimenti davvero. Grazie. Beh, sì, sicuramente abbiamo preparato le indoor, quindi diciamo che il periodo tra gennaio e marzo siamo stati un po' pieni di gare.
Però poi ci siamo presi un attimo di pausa, ora stiamo ricominciando a gareggiare più sulle distanze lunghe, giusto per prepararmi poi alla stagione in pista, che ovviamente ricomincerò con i 1500-5000. Certo, tra un po' inizia la stagione della corsa in pista e non vediamo l'ora. Senti, ma prima di parlare di questo, raccontaci un po' chi sei. Io ti ho introdotto molto velocemente, se hai visto altre interviste, ci piace molto parlare appunto agli atleti. Raccontaci un po' come hai iniziato a correre, chi sei, cosa fai nella vita, insomma, tutto quello che vuoi raccontarci. Vabbè, allora mi chiamo Ludovica, in realtà sono originaria di Genova, la mia famiglia è tutta Genova e mi sono trasferita a Modena subito dopo le superiori e per allenarmi appunto con il mio attuale allenatore che è Liberato Pellecchia e la mia compagna di allenamento Martina Merlo. E niente, sono una studentessa di chimica all'università e sono entrata nell'aeronautica militare a giugno dell'anno scorso, precisamente il 16 giugno. E nella vita corro, studio e come ho iniziato a fare atletica avevo mamma e nonno che mi incitavano tanto a fare atletica perché mi piaceva un sacco correre, però in realtà avendo tre fratelli maschi il mio desiderio all'inizio era fare calcio, ho fatto calcio per 3 o 4 anni e poi visto che comunque uscivo a correre con la mamma, mi piaceva tanto correre, ho deciso di provare e da lì è nato tutto. Wow, che bello, che bella storia. E come mai il calcio prima dell'atletica, questa passione? Ma perché comunque sono cresciuta con tre fratelli maschi e Capisco. quindi mi hanno un po' portata a questo sport, un po' per quello, un po' perché mio nonno era arbitro, quindi diciamo che ho vissuto tanto il calcio da piccola e quindi cioè, è molto divertente poi da giocare il calcio, è molto bello. Quindi anche ora, cioè, se mi dicessero di fare una partita a calcio, sarei molto felice di farla. Te la fai Quindi volentieri, insomma. assolutamente, mi piace un sacco da giocare, quindi ero un po' più piccolina, quindi cioè, lo sport era divertimento e quindi ho deciso Certo. di provare anche a giocare a calcio, mi sono divertita un sacco. Certo. Senti, quando è che hai iniziato a percepire del talento, insomma, che avevi nella corsa? Perché comunque, insomma, vai forte e appunto sei già entrato in una squadra professionistica e si vede, insomma, che hai qualcosa in più nelle gambe e l'hai scoperto per caso. Raccontaci le tue prime gare, com'è stata? Allora, in realtà devo essere sincera, la prima un po' ad avermi incitato a fare atletica perché vedeva qualcosa era la mamma. E quindi quando mi vedeva correre diceva che ero portata e io in realtà all'inizio, anche le prime gare, io non ci capivo molto. Quindi mi sono buttata e ho corso. E dalle prime gare comunque, che ovviamente erano regionali, quindi in realtà provinciali, quindi in realtà non è che proprio, però vedevo che mi riusciva semplice correre. E da lì diciamo che devo ancora credere un po' nel mio talento ancora ora, quindi non posso dirti dove ho iniziato a vedere il mio talento perché non lo sto ancora vedendo bene, però ho avuto persone che hanno creduto tanto in me e che mi hanno dimostrato poi anche aiutandomi che effettivamente è uno sport che mi riesce tanto, cioè che mi riesce bene, che mi piace fare e che alla fine correre è iniziato come una passione, non tanto per vederci un lavoro. Poi è diventato un lavoro e credo di essere, cioè, sia stata la cosa più bella che mi potesse capitare. Immagino, comunque per chi non sapesse i tempi di Ludovica, io adesso ne leggo qualcuno, poi eventualmente se dico qualche baggianata, dimmelo, 2,07 negli 800, amici, 1,504 e 14, tutti tra l'altro record freschi, 2021, poi 4,16, mi sa che l'hai migliorato quest'anno il tempo indoor, vero? Sì, dovrebbe essere quest'anno agli italiani, sì. Sì, quindi è migliorato anche quello, comunque 9,19 3.000, insomma, tempi, anzi no, 9,05 3.000 indoor fatto quest'anno, appunto, che ti ha coronato campionessa italiana, 16,02 sui 5.000, insomma, tempi stratosferici e pensate, sulla 10 km ha un personale di 34,59. Mica male. 33:15 fatto Addirittura, due settimane fa. 2 settimane fa, ecco, non mi sono aggiornato.
No, no, ma l'include si è aggiornato, quindi va bene. Hai fatto una 10 km 2 settimane fa, 33? Sì, diciamo che stavano andando bene gli allenamenti, abbiamo pensato che forse allenarsi e basta ora aveva poco senso, abbiamo provato a correre anche le distanze un po' più lunghe, giusto per vedere quanto fossi migliorata a livello aerobico, e quindi mi sono buttata su una 10 km. Beh, 33,15 da 1500ista, 800ista, insomma, è tanta roba, eh? Sì. È veramente un gran bel tempo. Oh, sì. Diciamo che mi piace più i 1500. Complimenti, complimenti. E infatti questa era proprio la domanda che ti stavo per fare. Il mezzo fondo è una specialità bellissima, anch'io ho iniziato con il mezzo fondo, e tra l'altro stessa distanza, 800-1500. Come mai questa distanza? Che cos'è che ti appassiona al doppio giro di pista o al 1500? In realtà diciamo che la distanza che più preferisco è il 3000. Forse perché quando lo corro lo sento proprio come la mia specialità, anche se poi in realtà il 3000 in sé non esiste poi a livello outdoor. Però per quanto riguarda il 1500 mi piace molto che sia una gara molto veloce, nel senso che poi a differenza di gare più lunghe il 1500 hai poco da pensare, devi correre, e credo che è la cosa che più mi piaccia del 1500. Certo. E il 3000, quindi immagino sarei più portata a guardare distanze verso 5000 e quindi appunto 10000 a un certo punto, perché se sei già verso quella direzione poi diventa... Oddio, sì, nel senso che sicuramente finché, avendo 21 anni ora, cioè ovviamente le distanze che farò saranno dai 1500 ai 5000, ovviamente sì, ovviamente il 3000 di prospettiva sarà più un 5000, perché il 3000 ovviamente outdoor non c'è. Però sì, spero un giorno, forse quando magari muscolarmente sarò più pronta, di poter di nuovo correre le siepi. Wow, che bello. Anche le siepi, bellissima, bellissima specialità. E senti, raccontaci un po' come... Sono sempre curioso quando parlo di atleti che appunto sono riusciti a entrare nei gruppi sportivi. Quanto è stato d'aiuto per riuscire a dedicare il tempo necessario, perché sappiamo tutti che l'atletica è probabilmente uno degli sport che ha bisogno veramente tante ore di allenamento, dedizione, e non è semplice farlo. Ci sono tanti tuoi colleghi che purtroppo non hanno, sono forti ma non hanno la possibilità di appunto farlo in maniera strutturata, professionistica, senza dover pensare altro. Nel tuo caso come ti stai trovando in questa tua nuova avventura? Beh, io ho avuto la fortuna che ho avuto due genitori che comunque all'età di 18 anni, per inseguire il mio sogno, mi hanno detto vai a Modena, fai l'università a Modena, e quindi mi hanno dato l'opportunità di andare poi a vivere da sola, mi hanno pagato tutto dall'inizio alla fine. La mia società, la Bracco Atletica, mi ha aiutata tantissimo, anche la mia società, quindi in realtà sono stata aiutata. Però devo dire, ovviamente l'entrare in un gruppo sportivo per l'atleta è il sogno che si avvera, perché comunque non voglio mentire, quando mi vedo la maglia dell'aeronautica militare addosso prima di ogni gara mi fa sempre un certo effetto, perché comunque è sempre stato il mio sogno. E poi ti aiuta, nel senso che hai l'opportunità di mantenerti, di fare il tuo lavoro, di comunque dare il meglio nel tuo lavoro, nel senso che di avere più opportunità, siccome comunque è uno stipendio che ovviamente ti può agevolare, e quindi ovviamente ti dà un aiuto avere uno stipendio, e questo credo sia la parte più importante. Poi ovviamente quando vedi la scritta addosso fa sempre un certo effetto, ed è bello, molto bello. Chiaro, chiaro. E senti, quanta pressione in più mette il fatto che non corri più semplicemente per te stessa, ma che ovviamente devi riuscire a raggiungere determinati risultati per mantenere il tuo posto, perché poi alla fine, un po' come tutti i lavori, no? Bisogna dare il meglio di sé per tenere quello che si ha. Questo, visto la tua giovane età, e anche per esperienza, conosco tanti, ho diversi amici, insomma, che hanno fatto il passaggio gruppi militari e poi hanno faticato proprio a causa della pressione. Tu come stai
mi sembra benissimo, quasi inutile questa domanda, però che allora, c'è effettivamente della pressione in più sulle spalle oppure non la senti proprio? Nel senso, diciamo che sono in un corpo molto molto morbido, nel senso che se succede qualcosa, un imprevisto, diciamo che non ti dà addosso come corpo, nel senso che il corpo non è che ti metta le spalle al muro la prima gara che va male, la seconda gara che va male, la terza gara che va male. Dopo magari qualche gara che va male cominciano a pensare che ci sia qualcosa che non va all'interno del tuo allenamento, all'interno del tuo ambiente, all'interno di un qualcosa, cioè c'è qualcosa che non va. Sarò sincera, il mio obiettivo, ovviamente il fatto che c'è scritto aeronautica militare nella maglietta quando gareggi, è un, cioè io cerco di prenderlo come un incentivo in più, nel senso che il mio obiettivo è quello di migliorarmi sempre e spero di farlo, e credo che il fatto che ho questa maglia mi ispira a volerlo fare, quindi sono più felice quando lo faccio, quando ho vinto il titolo italiano nei 3000, e al di là di tutto ero felice di avere quella maglia addosso e felice di farlo per l'aeronautica militare. Quindi io, cioè, secondo me l'atleta è tanto grato al corpo per aver creduto in lui, e in realtà sì, ci sono pressioni, perché ovviamente ci sono pressioni, anche te le induci anche da solo, però cerco di non pensarci, quello sì. Chiaro. E parlando di maglie con la scritta importante, quella della nazionale, ovviamente parlo della maglia azzurra, so che appunto hai già fatto qualche prima esperienza, come è stato indossare quella maglia che sicuramente pesa? È una maglia che pesa, è vero, nel senso che io la maggior parte delle nazionali che ho fatto sono nazionali giovanili, e devo dire che la maglia pesa, nel senso che soprattutto la mia prima nazionale assoluta, devo essere sincera, lì è pesata e purtroppo presa dall'emozione forse ha un po' giocato questo, però come la maglia dell'aeronautica, la maglia della nazionale deve spronarti a dare tutto il 100% di te stessa, e in molte occasioni l'ha fatto, e poi è un onore, cioè quando anche lì, quando ti guardi allo specchio prima di una gara e vedi quella maglia, alla fine è un sogno che si avvera ed è bellissimo. Io mi ricordo ancora la mia prima, e quando ti arriva la roba a casa, che c'è tutta la roba della nazionale, che la scarti, no, non so dire l'emozione, però è davvero, davvero bello. Che bello. Poi alla tua età, insomma, che hai davanti praticamente tanto tempo per fare belle cose, deve essere ancora più bello. Certo, bisogna sperare che vada tutto bene, però insomma dai, mi sembra che sei sulla strada giusta. E senti, com'è andato questo indoor, che hai fatto veramente delle cose pazzesche? Raccontaci un po' le gare. Oddio. Guarda, ti dirò, tra l'altro a casa mia, perché io sono marchigiano. Ah sì? No, sono molto affezionata. Ti dirò, le indoor a me piacciono tanto. Avevo un po' il ricordo di 2 anni fa, cioè dell'anno scorso, e avevo un po' paura dopo il Covid di non rifarmi, e a gennaio ho avuto qualche problemino durante gli allenamenti, che ero in Portogallo ad allenarmi, e avevo un po' paura, sono sincera, avevo paura che non andasse nel verso giusto. Poi le gambe hanno iniziato a girare, gli allenamenti sono usciti e le prime gare comunque hanno dimostrato che ero sul pezzo, e le gare promesse mi sono servite un po' di passaggio, nel senso che abbiamo provato a correre certi tempi da sola o a fare certi passaggi da sola per poi l'eventuale campionato italiano assoluto, e non mentirò, diciamo che è stato forse l'italiano assoluto più bello della mia vita dopo c'è stato Modena, però è stato bellissimo, nel senso che ho sentito sono arrivata proprio in forma all'italiano assoluto e stavo molto bene, e il 1500 per un soffio, però comunque ho visto la gara, è stata
Ti è mancato qualcosa proprio quegli ultimi centimetri? Purtroppo ho avuto un po' di paura a scaricare il video perché l'ultima volta che l'ho fatto YouTube mi ha fatto il mazzo e non avevo i copyright, quindi non l'ho voluto fare, però amici, cercatevi su YouTube la finale dei campionati italiani, appunto, praticamente appena fatti, perché è stata veramente una bella gara e Ludovica ha perso praticamente alla fine, cioè si è fatta fregare, per passare il termine proprio. Non so se è come se non ti sei reso conto che ce l'avevi proprio attaccata No, dietro allora ti dirò, io o non avevi sempre più. per una questione di forza muscolare che gli ultimi 100 metri di una gara perdo tanto. E in realtà appena finita la gara ero felice, nel senso che ho detto posso anche aver perso, però mi sono, diciamo, dimostrata che l'allenamento sta dando i suoi frutti, perché gli ultimi 100 metri, per quanto poi ho perso, in volata c'ero, ci stavo dentro e tenevo il ritmo delle altre, invece a volte ero proprio ferma, non mi muovevo gli ultimi 100 metri della gara. Quindi in realtà mi sono dimostrata che sotto sotto sono migliorata, però ovviamente perdere 2 centesimi è brutto, però devo dire che ho perso contro una ragazza che sulle volate è veramente un fenomeno. Quindi Certo. io ci ho provato, ho dato il 101% e ci ho provato in tutti i modi. È stata una gara un po' difficile da leggere all'inizio, però ci ho provato e sono molto felice. Poi ero molto concentrata, il giorno dopo sapevo di dover fare quella gara lì, mi ero messa d'accordo col mio allenatore e ho corso, ho fatto ciò che mi diceva, avevo lui a bordo campo che mi dava i passaggi e diciamo che forse in quel 3000 lì mi sono molto stupita più a livello mentale che fisico, però è stato veramente un 3000 molto bello per me. Forse magari quello stress emotivo di aver perso appunto al photo finish la gara magari ti ha dato quelle energie sufficienti poi per stupirti, come dici tu, in quel 3000 Sì, anche. diciamo che ovviamente non è bello, però comunque quando ho parlato con la mia mental coach ho detto che io di solito mi lascio un po' andare quando magari non tutto va al 101%, poi la gara è andata bene perché comunque seconda, cioè, è andata benissimo, però di solito mi lascio un po' andare, mi piango, comunque mi lascio un po', mi deprimo un po', invece mi ha detto stai sul pezzo che domani è la tua gara e è un'altra storia e domani si vedrà. Quindi anche lì sono stata aiutata, mi hanno aiutato tanto, sono rimasta sul pezzo, ho cercato di non lasciarmi andare o deprimermi, che non, cioè alla fine ero arrivata seconda e andava benissimo. Senti, sbaglio a dire che l'indoor come specialità si sta valorizzando un pochettino di più in Italia negli ultimi anni? Beh, sicuramente l'indoor. Sì, nel senso che forse è corsa un po' di più, c'è qualcuno che gli dà più importanza e comunque c'è da dire che da quando le ragazze, soprattutto delle leve tipo 99-2000, hanno iniziato a correre come Gaia, come Nadia, comunque il mezzo fondo può dire la sua. Quindi diciamo che sono corse perché appunto possono essere corse forte da molte ragazze ora. E credo che, ma anche nella velocità con Marcel e tutto, quindi nel senso, diciamo che quando si può correre forte, si cerca di correre forte sia outdoor che indoor, e ci sono ragazze che hanno dimostrato di poterlo fare, quindi sì, si corrono. Sì, sembra che ci sia una bella prospettiva. Puoi raccontare le differenze che ci sono tra il correre indoor e outdoor? Perché gli amici di solito magari sono un po' meno, conoscono un po' meno, diciamo, l'atletica, magari non hanno mai corso indoor. Ci racconti un po' le differenze anche su come ci si approccia a una gara così, visto che comunque è una pista diversa, più corta ovviamente della metà, e anche proprio il materiale è totalmente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati in pista. Beh, diciamo che credo che la differenza più grande sia appunto il fatto che sono due, un giro è 200 metri, un giro è 400 metri, quindi in realtà è molto diverso, ci sono più curve, quindi anche lì è tutto dire, nel senso che di solito un tempo indoor, in prospettiva un tempo outdoor è diverso, di solito il tempo outdoor to dovresti togliere dei secondi in prospettiva.
L'indoor credo che, almeno dal mio punto di vista, a me piace tanto. Poi ci sono anche piste, nel senso che sono fatte anche le piste indoor in maniera diversa, secondo me. Posso dirti che, secondo me, il fatto che abbia questa curva che un po' tende a portarti in basso, nel senso che fai come una... diciamo che ti dà un po' di difficoltà a un certo punto, nel senso che rischi di imballarti un po' di più, nel senso che rischi di stancarti più facilmente, soprattutto se hai una corsa molto ampia. Poi ho sentito dire tante teorie, di solito chi è più basso è più agevolato di chi è più alto. Io queste sono bassina, quindi in realtà non ho molti problemi di altezza, però posso dirti che l'indoor secondo me in più a quello sì, però mi piace, nel senso che ti devi abituare che devi fare più giri, quello sì, però passa più secondo me. Senti, ma per preparare un indoor bisogna prepararsi indoor o fate degli allenamenti outdoor normali? Anche quello è atleta. Nel senso che io prima della mia prima gara indoor non ho fatto allenamenti su piste indoor, perché di solito comunque io la prima gara la prendo un po' come un test da vedere. Di solito prima di arrivare alle gare importanti io faccio altre gare. Quindi in realtà diciamo che le gare sono in preparazione alla gara importante, quindi non faccio allenamenti indoor, però ci sono atleti che invece fanno degli allenamenti indoor e si trovano bene ad allenarsi indoor prima di delle gare importanti. Certo, e senti, ora appunto dicevi prima, stiamo per entrare nella stagione della pista, la stagione importante che abbiamo davanti. E come ti sei preparata per arrivare pronta a questa primavera, estate di gare? Allora, sono in preparazione, mettiamola così. E in questo momento mi sono concentrata molto di più sul versante aerobico e sul versante della forza. E poi, ovviamente, quando mi avvicinerò alle gare, comincerò a fare lavori un po' più corti, un po' più rapidi, un po' più spinti. E ora mi sono concentrata molto sul versante aerobico e mi sono concentrata su migliorare appunto il versante aerobico, che per una mezzofondista come me è molto utile. E devo dire che sono migliorata. Abbiamo fatto anche due o tre gare per capire un po' la situazione. Beh, Poi quasi un minuto nei 10.000 è un bel miglioramento. sì. E poi andrò a fine maggio, metà maggio a Sestriere in altura e andrò ad allenarmi lì, anche perché noi siamo abituati ad andare in altura e ci aiuta molto. Com'è una tua giornata tipo? Una mia giornata tipo, mi alzo per le 8 e vado, vabbè, faccio colazione, vado al campo, mi alleno e di solito poi ovviamente vabbè, torno a casa, pranzo, mi riposo un po', studio, poi o studio e basta, oppure c'è cioè, sotto gara ovviamente non doppio, però se no invece doppio vado al campo, mi rialleno. E poi faccio un po' di stretching, un po' di comunque andature, eccetera. E torno a casa, ceno. Se sono troppo presa dallo studio, che devo dare un esame, tutto ristudio dopo cena, un po' prima di cena. E poi di solito passo una serata con le mie coinquiline, tranquilla, serena, e poi andiamo a letto. No, non so se l'hai detto prima, magari mi è sfuggito cosa stai studiando. Chimica. Complicata, Ah, ok. Bella materia tosta. Ti piace? mi piace tanto, anche perché credo che per fare l'università, Sì. facendo uno sport, comunque essendo sempre impegnato durante il giorno, ti deve piacere tanto. Quanto sta aiutando quello che stai facendo nell'atletica con lo studio, con l'università? E viceversa, magari c'è qualcosa. Allora, cioè, in realtà io devo essere sincera, se devo passare una giornata non studiare, cioè non correndo, poi ho più difficoltà a concentrarmi.
di solito, anche se sono sempre di fretta, sempre devo andare a casa perché devo studiare, di solito quando corro poi sono più concentrata su quello che devo studiare. E però ovviamente ti toglie il tempo, nel senso che hai meno tempo per studiare e quindi per preparare gli esami devi stare sul pezzo e cercare in tutti i modi di studiare anche quando sei più stanca, che arrivi magari la sera. Ti dirò, per alcune materie io magari arrivo la sera che sono stanca anche dopo cena e dico, vabbè, che faccio? Magari sono da sola a casa, non c'ho nulla da fare, dico, vabbè, studio. Però dipende tanto dalla persona che sei. Io ti toglie tempo, però comunque se ci tieni, studi. Certo, e hai delle priorità, atletica, o università, o sono sullo stesso livello, o comunque prima arriva l'atletica e poi quel che viene, insomma, con lo studio? Beh, credo che per quanto riguardi l'atletica, è il mio lavoro, quindi è giusto che il mio lavoro abbia la priorità su tutto, nel senso che ovviamente lo studio è una cosa che io faccio perché ci tengo a fare, ci tengo magari un giorno ad avere una laurea, però l'atletica è il mio lavoro, quindi è giusto che abbia la priorità, sono pagata per farlo ed è giusto che io dedichi il tempo necessario all'atletica prima di tutto. Certo, assolutamente, no, infatti era una No, domanda, sì, volevo capire, non essendoci passato, è interessante capire qual è la logica poi dell'atleta che riesce appunto a... dipende, però io la penso così, poi ovviamente Chiaro. dipende da No, atleta che probabilmente è la cosa migliore, perché comunque nessuno ti ridà indietro questi anni che ovviamente sono atleta. È vero. importantissimi per quello che stai facendo. E invece non ti ho chiesto l'alimentazione, hai un'alimentazione particolare? Sei seguita sotto questo aspetto? Sono seguita da un nutrizionista, da Mondazzi, perché vabbè, io sono molto una ragazza che tende un po', soprattutto in certi periodi, a mettere su massa grassa. Quindi in realtà ci tengo a essere tenuta sotto controllo, soprattutto ora che sto iniziando comunque ad allenarmi un po' di più. Quindi, cioè, ovviamente da quando sono diventata professionista, ma comunque da quando sono venuta a Modena, il mio modo di allenarmi è cambiato. Quindi ci tengo ad essere seguita, ci tengo che una persona mi dica cosa è giusto mangiare, non mangiare, non per paura di ingrassare ovviamente, però perché comunque l'alimentazione fatta nel modo giusto ti dà anche più energie rispetto a un'alimentazione sbagliata. Ok. Mangi comunque di tutto, sei onnivora o hai qualche... No, 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 diciamo che anzi, in realtà avevo tolto delle intolleranze io perché stavo male e il mio nutrizionista mi ha detto piano piano dobbiamo rimetterle dentro perché per me le intolleranze non sono una cosa che devi togliere assolutamente. Quindi in realtà mangio di tutto, mi fa mangiare di tutto. Ah, ok, che bello. E invece, parlando dei tuoi allenamenti, qual è l'allenamento preferito che fai con più piacere tra i vari, insomma? Oddio, non lo so. Se ci fosse qui la mia compagna di allenamento ti direbbe il medio, scherzando, ma non è che. Ti dirò, credo le prove spinte, nel senso che è capitato di fare prove spinte, nel senso un 2000 e un 400, 5 per 1000, questi lavori qua, quelli dove ho magari davanti la bici col mio allenatore. E corro cercando di correre forte. Questi sono quelli che mi divertono di più. Mi Ti piace avere i battiti belli, belli elevati, avere la piace arrivare con sensazione. le gambe proprio pesanti. Sentire le gambe che bruciano. Molto, mi piace un sacco. Invece, le distanze, vabbè, me l'avevi già detto prima, i 3000, però ti piacerebbe esplorare anche il 3000 siepi, ho capito Io in male. realtà nasco come siepista. Ok. Le mie prime nazionali in pista le ho fatte come siepista, però ovviamente ero un po' più piccolina, muscolarmente non ero molto forte e mi sono fatta male saltando le siepi una o due volte. E diciamo che mi auguro un giorno di poterle correre bene, un giorno che sarò pronta, ovviamente muscolarmente parlando, però attualmente mi piacerebbe correre
molto i 1.500 e molto i 5.000. Ok, e invece parlando di sogni, se dovessi fantasticare un pochettino con la mente, cosa vorresti raggiungere? Cosa pensi di poter raggiungere nei prossimi anni? È registrato questo video, poi lo andrai a rivedere tra, non so, 10 anni e vediamo dove sei arrivata. Sono curioso. Oddio, spero bene. Sono un po' scaramantica in realtà, però ti posso dire che in realtà il mio obiettivo principale è quello di cercare di migliorare il più possibile e di scoprirmi, perché per quanto magari gli allenamenti vadano bene, non riesco ancora ad avere un'idea di quello che Ludovica può fare. E quindi non ti so di io ti posso dire dove spero di arrivare, ovviamente, come ogni atleta si spera di arrivare alle Olimpiadi. Però posso dirti che intanto bisogna partire con più calma dal basso. Spero il prima possibile di poter indossare una maglia assoluta azzurra nazionale e di gareggiare di nuovo con la maglia della nazionale, però a livello assoluto. Poi il resto si vedrà strada facendo e spero un giorno di. Ovviamente il mio sogno più grande sono quelli, però, cioè, sono le Olimpiadi, però ovviamente quello lo scoprirò strada facendo, se lo posso fare, se me lo posso permettere. Certo, ma dentro di te c'è, non so, c'è quella speranza di fare un'Olimpiade europea, per esempio, tipo. Allora, ti dirò, il mio sogno non lo dico, Non l'ho ma. nominato io, ho detto solo europea, quindi può essere No, chissà, magari. no, no. Allora, il mio sogno nel cassetto, che vabbè, magari include anche le Olimpiadi, questo non lo so, però è un'altra cosa che mi conosce lo sa, chi mi conosce un po' lo sa, però non è proprio le Olimpiadi, Olimpiadi. E è un'altra gara a livello internazionale, sarebbe poter accedere a una gara internazionale molto importante. Quello sarebbe il mio sogno più grande, però ti dirò, diciamo che sono due, i cinque cerchi olimpici sono tanto importanti, però ovviamente ci vuole tanto allenamento, ci vuole, non lo so, però spero tanto di sì, non ti so dire, però spero tanto di avere l'opportunità. Chiaro, chiaro. Non volevo metterti in imbarazzo con la scaramanzia, No, anche perché capisco che. assolutamente, sono io che sono un po' fissato. No, ma fai bene, ma è sempre bello però capire. Poi io ti guardo negli occhi e cerco di capire che cosa traspare, ma è ovvio, insomma, che immagino la passione olimpica sia la stessa un po' per tutti quelli che sono. Beh, diciamo che, cioè, almeno da come la vedo io, credo sia il coronamento di una. Del tuo essere atleta, nel senso che ovviamente l'atleta aspira ad andare alle Olimpiadi e magari non andandoci non è completato del tutto il tuo essere atleta, però bisogna anche conoscere i propri limiti e spero di conoscerli il più tardi possibile. Certo. E quali sono stati gli atleti che negli anni ti hanno ispirato o che magari ti stanno ancora ispirando oggi? Allora, ti dirò, in realtà l'atleta che cioè più mi piace, che non credo faccia più atletica, vabbè, io sono cresciuta da piccolina con i raduni, che c'era Gabriella Dorio, quindi in realtà lei ci ha sempre un po' incitati e l'ho sempre vista bene. Io ho conosciuto subito Gabriella, ho conosciuto subito il prof Luciano Gigliotti, quindi in realtà. Loro mi hanno sempre molto. Poi ti tengono tutti sotto la propria ala fin da piccoli quando fai i raduni giovanili con la nazionale. Quindi diciamo che li ho presi un po' come esempio e mi hanno sempre un po' aiutata anche nei momenti di difficoltà, devo essere sincera. E la mia atleta preferita, che appunto non credo faccia più atletica, non lo so bene, è Libar Gwen, che è una ragazza che fa salto triplo.
che è stata, vabbè, campionessa olimpica, così, perché quando l'ho vista ad una gara mi ha molto, cioè, era una carica assurda, era una bomba in pedana. Però attualmente ti dirò l'atleta che più mi piace a livello internazionale, direi che è la Muir. Grande. Bello. Senti, ti faccio altre due domande, poi se qualcuno vuole, c'è già qualcuno, usare la chat per fare delle domande, che siamo quasi in chiusura. La prima domanda è relativa un po' al movimento italiano. Come lo vedi, visto che tu ci sei dentro e stai vedendo anche i tuoi colleghi come stanno crescendo, eccetera. Poi abbiamo visto gli ultimi risultati, insomma, molto interessanti per l'atletica italiana, finalmente. Come lo vedi il futuro azzurro, magari settore femminile, visto che ti appartiene, lo conosci bene, immagino. Lo vedo molto bene, nel senso che soprattutto le generazioni che ora poi debutteranno dall'anno prossimo, da quest'anno a livello assoluto, che sono appunto dalle ragazze che hanno 22-23 anni, sono cresciute veramente tanto ed è credo molto bello vedere che delle ragazze crescano così tanto. Quando si dice largo ai giovani, effettivamente questa Olimpiade ha dimostrato che le giovani italiane stanno marciando veramente forte ed è bello vederle marciare forte, anche perché credo che c'è stato un periodo che il mezzo fondo italiano si fosse un po' spento. E invece questa Olimpiade ha dimostrato che il movimento c'è. Poi credo che grazie a Tamberi, grazie a Marcel, diciamo che anche tutti i bambini, ora io che vivo anche l'ambiente del campo, dopo queste due grandissime vittorie, diciamo che ci sono stati tantissimi bambini che venivano al campo a Modena che volevano fare atletica, volevano essere Marcel Jacobs da grandi e tutto il resto. Quindi si sta muovendo davvero bene e credo che sarà molto bello vedere poi in futuro quello che ci aspetta. Che bello, infatti. E la seconda domanda è l'ultima per me. Che cos'è per te la corsa? Dipende, c'è un rapporto odio e amore. No, scherzo, non è vero, assolutamente. Diciamo che per quanto noi atleti, diciamo che ci accorgiamo quanto l'atletica sia importante per noi quando ci facciamo male. Io ho avuto l'occasione l'anno scorso, occasione poi il dispiacere forse di avere il Covid, di star 20 giorni ferma, poi avere delle difficoltà anche fisiche a riprendermi. E mi sono proprio accorta che l'atletica può far tanto bene quando vinci, quando comunque vedi che c'è un miglioramento, come può anche far tanto male effettivamente. Però ovviamente quando tieni ad una cosa ci sta anche che un po' ti faccia soffrire. E ti dirò, l'atletica è un po' quello che in terza media, in realtà io ho iniziato circa, mi ha un po' salvata. E sono sincera, nel senso che ero un po' una ragazzina un po' difficile, un po' introversa, un po' scontrosa e mi ha un Non po' si direbbe, salvata. assolutamente. Invece Scontrosa addirittura non si direbbe. sono un po' introversa, se parlassi con mia mamma ti direbbe che non sono stata facilissima, però mi ha salvata, nel senso che da me stessa in realtà mi ha aiutato un po' ad affrontare un po' più con leggerezza invece di buttarmi tutto addosso. Mi ha aiutata tanto e credo che sia la cosa che quando scopri di fare una cosa che ti piace farla bene, credo che sia bello perché ti dà l'opportunità di realizzarti nella vita ed è quello che spero l'atletica farà con me, però almeno mi ha dato per ora la speranza che io nella vita possa essere fiera di me stessa e realizzarmi. Ti vedi ancora runner a 50 anni? Oddio, spero di no. No, nel senso che mi auguro forse, cioè io dico di no perché ovviamente quando penso a come corro ora, nel senso che a 50 anni ovviamente bisogna anche ammettere poi che non si è più quella di 20 anni, quindi dici non correrò più come ora. Però ovviamente credo che l'atletica sia, cioè faccia parte poi della mia vita.
quindi magari 2 o 3 volte a correre uscirò con calma. Diciamo che spero di avere una famiglia e spero di crescere i miei figli, e poi in realtà quando avrò un po' di tempo libero, magari sì. Grande, grazie per aver risposto a tutte le mie domande. Io ti leggo, ho visto prima una domanda, aspetta che vediamo se la ritrovo. Ah, Mario ti chiede che cosa ne pensi di Gaia Sabatini. La conosco da quando siamo piccole, nel senso che il mio primo raduno internazionale, cioè della nazionale, l'ho fatto con lei. E penso che sia migliorata tanto, penso che sia un'atleta che, ti dirò quello che dico sempre, nei confronti di Gaia, al di là di quello che ha fatto, che ovviamente è stata molto brava, e è che le invidio molto la testa che c'ha, perché Gaia è veramente, veramente forte. È veramente una ragazza forte. In gara è una ragazza che dimostra veramente di valere tanto e ha la testa in gara, e è la cosa che apprezzo tantissimo di lei. Ha veramente, il coraggio, vedi che proprio è decisa in gara. Credo sia veramente una bella atleta da quel punto di vista. Anche ovviamente, poi il cronometro parla, quindi in realtà io posso, cioè, posso dire che è anche una grande atleta a livello fisico, nel senso che ha anche delle belle qualità. Però credo che la cosa che la contraddistingue di più, che io apprezzo veramente tantissimo di lei, sia la testa. Ok, e poi Riccardo ti chiede, pensi che l'età a cui si inizia il talento influiscono in modo decisivo per avere la staffa di un campione oppure anche iniziando da amatori si possono ambire a grandi risultati? L'età, sempre il fattore fondamentale in atletica, però questa domanda viene fuori perché spesso intervistiamo dei grandissimi atleti che magari ovviamente non nel mezzofondo o comunque sport dove bisogna iniziare da giovani, questo è chiaro. Però per esempio nella maratona, nell'ultramaratona, nel trail, ecco, soprattutto nell'ultra trail, ci sono tanti atleti che si riscoprono campioni iniziando a correre a 27, 28, alcuni anche a 30 anni, con delle bellissime storie poi da raccontare. E quindi l'età è sempre un fattore importante. Per te quanto conta? Allora, ti dirò, credo che io ovviamente non capisco tanto di atletica, sarò sincera, e sarò sincera nel dire che non conosco certi ambienti, ultra trail, queste cose qua, io non conosco l'ambiente, non conosco la specialità, cioè magari guardo i risultati, però io ovviamente non so come si allenano, non so, cioè sono ignorante da questo punto di vista, quindi non posso giudicare e non mi permetterei di farlo. Per quanto riguarda l'atletica leggera, per quanto riguarda il mezzofondo, diciamo, perché poi l'atletica leggera è tutto, posso dire che non so quale sia l'età giusta per iniziare a correre. Posso dire che per un atleta, per essere costruito ad essere, secondo me, un atleta, un campione, debba iniziare da più piccolo, nel senso che bisogna che ci sia un percorso. Il mezzofondo è un percorso. Un percorso che parte e che tu sei come un foglio bianco, e pian piano col percorso giusto tu ti costruisci e arrivi ad essere un campione, secondo me. Perché iniziare a 25-26 anni a fare mezzofondo per le mie specialità è un po' tardi, nel senso che i 1500 comunque si corrono da giovani, perché si ha appunto le fibre, tutto da ragazzo giovane che tu ti dà l'opportunità di correre. Vero, vero, assolutamente. Concordo. E Riccardo invece ti dice come si fa ad entrare in un corpo militare? Bella domanda. Bella domanda. In realtà, Corri principalmente forte. dormire. No, ti dirò, non serve neanche quello. Cioè, in realtà, principalmente, il corpo militare si interessa ad un atleta, e nel mio caso, appunto, l'aeronautica militare. Tu devi avere dei titoli italiani, principalmente, devi avere delle cose che ti diano un punteggio. E in questo caso il punteggio, ti dirò quello che a me è stato detto, nel senso che quello che dà più punteggio è il titolo italiano, il titolo europeo, i titoli più che i tempi contano relativamente, le posizioni a delle gare importanti a livello internazionale, questi sono.
Io sono entrata nell'aeronautica appunto dopo, avendo fatto gli italiani a Modena, dove avevo vinto il titolo nei 1500 promessi, ero arrivata seconda assoluta, cioè avevo fatto un po' di punteggi che mi avevano dato l'opportunità di entrare in un corpo militare. Di solito se vuoi entrare devi avere il punteggio maggiore rispetto alla specialità che fai. Grazie per la risposta. E dai, ultima domanda. Qual è la gara che ricordi che hai più nel cuore? Oddio. Chiudiamo col botto. Ti dirò, credo che la gara che ho più nel cuore in realtà sono tante, però inizio, cioè parto e finisco dicendo il 1500 di Modena agli italiani. Ovviamente il 3000 indoor è sicuramente la mia gara attualmente dove sono più soddisfatta di me stessa, come la mia prima nazionale, come la mia prima nazionale assoluta, ce ne sono tante gare, però il 1500 di Modena mi ha dato per la prima volta la consapevolezza quel weekend di poter ambire a fare anche l'atletica dei grandi, l'atletica assoluta che per me prima era una cosa inarrivabile. Quindi quella gara, insieme, vabbè, alla gara del giorno dopo, ma principalmente quella gara, poi mi ha dato il punteggio principale per poi entrare dentro il corpo in cui sono ora. C'erano tante persone a vedermi, e c'erano i miei genitori, c'era, vabbè, ovviamente il mio allenatore, c'era una mia cara amica e, a cui ho dedicato la gara dopo. E quel weekend poi l'ho fatta dentro il campo dove mi alleno e per me è stato il weekend forse più importante per ora. Che bello, veramente bello. E facci sognare, mi raccomando, nei Grazie, prossimi anni. me lo Io auguro. spero di vederti crescere, raggiungere risultati incredibili. Vorrei vederti sorprenderti ogni singola gara che fai. Vorrebbe dire che stai andando davvero forte. E nulla, io spero di poterti rinvitare tra qualche anno da grande campionessa. Lo spero anch'io tantissimo. E io ti ringrazio di cuore per averci dedicato quest'ora e saluto anche tutti gli amici che si sono collegati da casa. Ovviamente questo video sarà su YouTube, visibile a tutti, e poi diventerà un podcast nelle prossime settimane. Devo vedere quando riesco a recuperare le altre. E comunque grazie, ti seguiremo sicuramente. Hai un Grazie. bel po' di persone in più che ora ti conoscono e faranno il tifo per te. Fa sempre piacere. Grazie mille. Grazie di cuore e ciao a tutti. Correte e fate l'amore. Ciao belli. Ciao ciao. Ciao.